Buongiorno a tutti, buona domenica. Ringraziamo Franco Fussi per averci invitato a presentare la nostra relazione, ma ancora di più gli siamo grate per aver desiderato di condividere la curiosità di studiare una inesplorata forma di vocalità artistica, qual è la ventriloquia. Ringraziamo l'attore Pietro Ghislandi per averci supportato e ancora di più sopportato e quindi introdotto all'arte e alla pratica della ventriloquia. È importante forse iniziare con le domande che ci siamo fatte e che sentiamo rivolgerci da più parti su che cos'è la ventriloquia, cioè soprattutto come fa il ventriloquo a parlare e da dove arriva la voce? È vero che il ventriloquo parla con la pancia, parla con il ventre? Assolutamente no. È vero che il ventriloquo è come se avesse qualcosa, un apparato altro per produrre voce? Assolutamente no. La ventriloquia è l'arte o l'abilità di creare un'illusione uditivo-visiva e aggiungiamo spaziale, producendo suoni e voci senza muovere le labbra, facendo sembrare detti suoni, dette voci, provenienti da una sorgente altra, come dall'altrove, che a seconda della creatività dell'artista ventriloquo può essere un fantoccio dalle sembianze umane o animali, oppure un oggetto qualsiasi che, purché dotato di un'immaginaria bocca, possa produrre voce e parole. L'attore ventriloquo esprime le sue enormi, grandi capacità attoriali con una fine modulazione interpretativa e con una ampia, studiata duttilità vocale che si sostanzia poi con una padronanza grande della tecnica fono-articolatoria. In particolare, il ventriloquo, l'attore, nel cercare e nel produrre voce ventriloqua, deve far riferimento a tre principi basilari. Quindi ricercare e usare una voce diversa dalla propria, che va a caratterizzare la personalità del fantoccio che fa da altro sé, che fa da interlocutore, deve praticamente ricercare di un eloquio e quindi una produzione linguistica senza muovere le labbra e deve praticamente dare l'illusione che la voce provenga da un altrove, appunto da una sorgente altra. Quella del ventriloquio è una tecnica vera e propria. Potremmo accennare che con apprendistato, studio e dedizione ognuno di noi forse potrebbe essere un ventriloquo, però è vero che il vero artista, il ventriloquo, il grande attore, deve avere grande padronanza nell'espletare questa forma artistica di quattro ambiti, cioè il saper produrre linguaggio invisibile, ricercare e usare diversi registri vocali e quindi saper attuare e saper proporre cangevolezza vocale, avere la capacità di utilizzare al meglio il fantoccio e l'uso dei dialoghi. Fondamentalmente il linguaggio invisibile si può produrre e si deve produrre parlando senza il movimento delle labbra, proprio attuando una serie di esercizi di linguaggio invisibile che atterrà alla produzione di fonemi cosiddetti facili e alla produzione di fonemi cosiddetti difficili. Andiamo avanti, scusami Franco. Il ventriloquo deve innanzitutto rendere invisibile sì la fonazione, la fonoarticolazione, ma assolutamente la respirazione, tant'è che gli esercizi di tecnica respiratoria sono basilari e propedeutici agli esercizi di tipo articolatorio. Chiaramente l'attore che fa ventriloquia
sicuramente sarà padrone della respirazione diaframmatica, dando praticamente risalto ai movimenti per lo più addominali, facendo scomparire nella percezione visiva i movimenti toracici. Andiamo praticamente agli esercizi di linguaggio invisibile sul versante fonoarticolatorio. Vanno praticamente eseguiti nella fase di apprendistato, nella fase di sperimentazione, davanti assolutamente ad uno specchio, atteggiando le labbra in un sorriso quasi soave, con una lieve apertura delle labbra, le commessure labiali che vanno verso le gote, e si comincia praticamente in questo atteggiamento che tende praticamente a dominare la muscolatura facciale, i muscoli mimici, e ad tenere ancorata e ferma la mandibola, si cominciano praticamente a produrre dapprima espirazioni non sonore, poi espirazioni vocalizzate e assolutamente la porzione fonemica, cioè i fonemi facili, quali possono essere per esempio le vocali, andremo a vedere, e quelli difficili. Dall'esame fonemico si evince che nella lingua italiana i fonemi facilmente producibili a labbra chiuse, a labbra diciamo semichiuse, a mo' di sorriso, sono sicuramente le vocali A, E, I, O, U, le consonanti, tutte quelle che praticamente non coinvolgono diciamo la bilabialità o la labiodentalità. I fonemi difficili sono questi praticamente i fonemi che il ventriloquo deve affrontare e diciamo elaborare. Nella lingua italiana sono P, purtroppo mi tocca dirli in termini fonemici, B, M, F, V. Il ventriloquo deve attuare una vera e propria trasformazione fonemica di questi fonemi difficili. Nella produzione di detti fonemi si deve ricorrere ad una consonante sostitutiva che non lasci percepire chiaramente il fonema prodotto e dia luogo ad una illusione acustica che vada a richiamare il più possibile il luogo articolatorio della consonante sostituita. A tal fine il fonema sostituente sarà prodotto in un modo un po' opaco, un po' sporco e quindi non perfettamente intellegibile. Quello che è importante è che il fruitore, lo spettatore, avrà come l'impressione non di ascoltare il fonema sostituente, ma avrà l'impressione proprio netta di ascoltare il fonema sostituito, laddove la parola e il contesto frasale camufferanno e amplieranno questa illusione uditiva. Andiamo direttamente alla trasposizione fonemica, per cui diremo che il fonema P in ventriloquia viene a trasformarsi in T, la B viene a trasformarsi in D, la M in N, la F in S, la V in Z. In particolare andiamo ad esaminare la singola trasformazione dei fonemi, dicendo che definiamo i fonemi nei loro tratti distintivi, quindi per sonorità non sonorità, per luogo di articolazione, intendendo i loci anatomici chiamati a produrre il fonema, e il modo di articolazione alla modalità di trasformazione dell'aria nel produrre il fonema. Per cui vedremo che il fonema P è un fonema non sonoro, con luogo di articolazione, vediamo bene, bilabiale, il modo di articolazione occlusivo. Nella trasformazione quello che è importante è che cambia il luogo di articolazione, che diventa appunto dentale e quindi invisibile nella produzione e nella percezione. Per quanto riguarda il fonema B, diremo che è un fonema sonoro con luogo di articolazione bilabiale e modo di articolazione occlusivo. Anche qui la trasformazione è sul luogo di articolazione, dove la dentalità del fonema D sostituente rende l'invisibilità che il ventriloquo vuole produrre. La trasformazione del fonema difficile M vede appunto cambiamento sempre ancora nel luogo di articolazione, che nella M è bilabiale, nella produzione della N è alveolare, mantenendo i caratteri identici di sonorità e di modo di articolazione.
Il fonema difficile F è un fonema non sonoro, con luogo di articolazione labiodentale e modo di articolazione costrittivo non solcato. C'è praticamente un cambiamento nella produzione del fonema sostituente S, nel luogo di articolazione che diventa appunto dentale, quindi invisibile, e anche nella modalità di articolazione, dove il fonema sostituente S si carica di un tratto che il fonema sostituito F non presenta, che è la costrittività e la solcatura. L'ultimo fonema, quello più difficile della trasformazione, vede un cambiamento di tutti e tre i parametri distintivi fonemici, per cui il fonema V viene a trasformarsi nel fonema Z e cambia la sonorità, Z è un fonema non sonoro, cambia il luogo di articolazione che è dentale da labio dentale della V, cambia il modo di articolazione che è occlusivo costrittivo e quindi diverso da quello sostituito. Quindi il ventriloquo parla tenendo le labbra socchiuse, muovendole il minimo indispensabile. E per allenarsi a questo innaturale modo di parlare, qualcuno all'inizio utilizza uno spessore tra i denti, una matita, un pezzo di plastica, per lasciare uno spazio minimo tra l'arcata superiore e quella inferiore. La bocca atteggiata a sorriso facilita l'inibizione dei movimenti labiali con una stabilizzazione del tono labiale. Questa stabilizzazione del tono labiale viene attuata attraverso l'attivazione dei muscoli zigomatico, risorio e buccinatore, che avranno quindi, mantengono quindi un tono stabile, mentre gli altri muscoli facciali rimangono inerti. Qui vediamo appunto la rappresentazione dei muscoli che vengono mantenuti inerti e di quelli che vengono invece mantenuti tonici. Il muscolo zigomatico maggiore sposta la commessura labiale è in alto, quindi tonicità. Il muscolo risorio sposta indietro la commessura labiale. Gli altri invece vengono mantenuti, gli altri che vedete vengono mantenuti inerti. Adesso andate troppo avanti. E il muscolo buccinatore sposta la commessura labiale indietro e fa aderire le guance e le labbra alle arcate alveolo-dentali. La gestione dei registri vocali, il meccanismo 1 e il meccanismo 2, e delle risonanze, quindi le variazioni del vocal tract che l'attore fa per scambiare la individualità dei due personaggi attraverso una iperarticolazione fonetica interna, sempre del vocal tract, permette al ventriloquo di cambiare qualitativamente la voce nel rispetto del risultato acustico e dell'integrità dell'apparato fonatorio. Ne ascoltiamo un esempio vedendo anche in endoscopia cosa succede. P, P, Po, Pu, Palla, Capo, Aperto, Tappo, Spruzzo, Aspro. Pa, te, pi, po. Il fonema p è sostituito col fonema t. Lo puoi ridire per favore? Palla, capo, aperto, tappo, spruzzo, astro. Pa, te, pi, po, pu. Palla, capo, aperto, tappo, struzzo, astro. Aspro? Sì, astro. A, B, B, Bo, Bu, bacio, alba, albero, sabbia, breve, abbraccio. Adesso lo faccio da ventriloquo con la bocca chiusa. Da, B, B, Bo, Bu, bacio, alba, albero, sabbia, brise, abbraccio. Vai. Sì. Da. Sì. De. Di. Do. Bu. Da.
be bi bo bu. Bacio, alba, albero, sabbia, breve abbraccio. Adesso lo faccio da ventriloquo con la bocca chiusa. Da, be, di. C'è un rallentamento e una precisione maggiore nella bacio, capacità coarticolatoria, alba, che avviene tutto appunto nel vocal albero, tract posteriore. Sabbia, breve abbraccio. E le parole che rimangono? Non leggo. Sì che leggi, dai. Bacio, alba, albero, sabbia, brese, abbraccio. Bravo. Grazie. Fa, fe, fi, fo, fu. Fame, elfo, difesa, tuffo, fresco. Vado avanti. Fa, fe, fi, fo, fu. Fame, elfo, difesa, tuffo, fresco. Ventriloquo. Fa, fe, fi, fo, fu. Fame, elfo, difesa, tuffo, fresco, affronto. Fa, fe, fi, fo, fu. Fame, elfo, difesa, tuffo, fresco, affronto. Vai, ok? Sei pronto? Are you ready? Yes, I'm ready. Fa, fi, fi, fo, fu. Ok. Fame, elfo, difesa, tuffo, fresco, affronto. Va, ve, vi, vo, vu. Vaso, neve, avanti, avvenire, avremo. Adesso ve lo faccio da ventriloquo. Va, ve, vi, vo, vu. Vaso, neve, avanti, avvenire, avremo. Normale? Allora, va, ve, vi, vo, vu. Vaso, neve, avanti, avvenire, avremo. Adesso ve lo faccio da ventriloquo. Va, ve, vi, vo, vu. Vaso, neve, avanti, avvenire, avremo. Quindi una maggiore mobilità ultimo, della parte posteriore normale, della lingua. Ma, me, mi, mo, mu, mela, lama, amore, mamma, somma. Adesso con la bocca chiusa, per modo di dire. Ma, me, mi, mo, mu. Mela, lama, amore, mamma, somma. Ultimo, normale. Ma, me, mi, mo, mu. Mela, lama, amore, mamma, somma. Adesso con la bocca chiusa, per modo di dire. Ma, me, mi, mo, mu. Mela, lama, amore, mamma, somma. Quindi una maggiore inclinazione tiroidea, ma una estrema e maggiore mobilità posteriore della base lingua. Rischi vocali. A questo punto del nostro studio ci siamo chiesti se la produzione della voce con tali modalità potesse comportare per l'artista dei rischi vocali. E abbiamo visto che i comportamenti di potenziamento del suono, quali la nasalizzazione e il potenziamento delle risonanze posteriori, considerando che le anteriori sono inibite per il mantenimento dell'immobilità labiale e mandibolare, erano al contempo gli stessi comportamenti che salvaguardavano l'apparato da qualsiasi rischio. Per far ciò il ventriloquo dovrà avere competenze approfondite sia delle dinamiche respiratorie, dell'uso e dei cambi di registri vocali e della gestione delle risonanze. Nell'uso del microfono il ventriloquo avrà dei vantaggi notevoli, quale il più importante, la riduzione dello sforzo vocale.
e le permetterà il microfono di far udire allo spettatore le più piccole sottigliezze della conversazione, le più piccole sillabe. Questo al contempo potrebbe rappresentare in realtà uno svantaggio, rivelando tutte le trasformazioni fonemiche che abbiamo appena visto, e sarà solamente la capacità attoriale dell'artista a far sì che l'attenzione dello spettatore rimanga focalizzata sulla componente non verbale, cioè mimica e posturale dei due personaggi in scena, e sulla vivacità dei dialoghi nella loro componente semantica, sia lessicale che frasale. Il microfono dinamico unidirezionale, quindi questo a piantana, sarà sicuramente un supporto per aumentare l'illusione visiva che sia il fantoccio realmente a parlare. Posizionandolo davanti al fantoccio, l'artista si avvalerà di un ulteriore supporto visivo. Bisognerà tenere presente comunque che la capsula del microfono non dovrà mai essere posizionata davanti alla bocca, ma a livello del collo, perché lo spettatore è attratto principalmente dal viso e dalla bocca dei due personaggi, coinvolto nello spettacolo dalla curiosità di scoprire in che cosa consiste la magia di questa voce. E poi naturalmente non bisognerà tenere il microfono troppo vicino alla bocca per evitare distorsioni del suono. Ma che cos'è il fantoccio? O chi è il fantoccio? Il fantoccio può essere qualsiasi cosa dia l'impressione di essere viva e di poter esprimere idee con parole. Nel presupposto che la ventriloquia abbia necessità nella sua manifestazione illusoria di una serie di contrasti fra il ventriloquo e il fantoccio, nel caso in cui il fantoccio sia un essere vivente umano, la testa dovrà essere ben definita, quindi curata nei minimi particolari rispetto al resto del corpo. Dovrà essere truccata marcatamente in opposizione al viso del ventriloquo, che dovrà essere poco truccato e con la bocca poco evidenziata. C'è un ulteriore contrasto che riguarda la vocalità. La voce dell'artista dovrà mantenere una voce naturale, calma, tranquilla, come se rispondesse a ciò che dice il fantoccio. L'illusione è che il ventriloquo sia la spalla del fantoccio e non il protagonista dello spettacolo. Quindi dovrà accompagnare e sostenere le burle del fantoccio guardando costantemente il pubblico e solo raramente girandosi verso il suo fantoccio. D'altro canto, il fantoccio dovrà parlare con voce distaccata, molto differente da quella dell'artista, utilizzando in questo caso cambi di registro, o uno o più cambi di registro, in modo rapido, acuto e con forzature emozionali. È importante qui sottolineare la dualità che si rende evidente fra la mimica facciale neutra dell'artista e la sua capacità di esprimere vocalmente un'emozione fortemente connotata. Quindi è il fantoccio che esprime emozioni forti, mentre l'artista rimane mimicamente impassibile. Il fantoccio durante lo spettacolo dovrà guardare sempre il pubblico, raramente o occasionalmente guardare l'artista, e focalizzare l'attenzione su uno spettatore che diventerà il suo punto di riferimento nella platea. I dialoghi sono alla base della presentazione dell'esibizione del ventriloquo. Il contrasto artista-fantoccio è alla base dei dialoghi, che devono essere ben programmati, strutturati e imparati quasi a memoria, lasciando comunque una piccola porzione di improvvisazione. Si ricorre sempre a dialoghi schietti, che contengano rapidi scambi di domande e risposte vivaci e allegre, coinvolgendo lo spettatore nelle battute più che sulla particolare uditivo delle singole parole. Allora, da che cosa verrà captata l'attenzione del pubblico? Verrà captata dal contrasto dei registri vocali, come abbiamo visto, dal contrasto dei dialoghi, dal contrasto delle posture dell'artista e del fantoccio. L'artista prevalentemente sarà in piedi, mentre il fantoccio sarà o seduto o appoggiato, permettendo al ventriloquo di manovrarlo agilmente con la mano e l'avambraccio, facendogli compiere sempre movimenti fisiologicamente verosimili per rafforzare l'illusione
di avere un dialogo con una persona realmente parlante. E poi ci saranno i contrasti emotivi verbali e non verbali, cioè che riguarderanno i contenuti linguistici ma anche la mimica facciale. Questa attenzione del pubblico rimarrà ancorata in questo modo prevalentemente sul fantoccio. Per concludere, fra i metodi originali dell'esibizione dell'arte vocale, la ventriloquia rappresenta una forma di illusione spaziale, uditiva e visiva che noi collocheremo a metà strada fra la vocalità artistica e la magia, sempre però supportata da una considerevole competenza tecnica attorale e vocale. La sua componente specificamente articolatoria, per nostra diretta esperienza, può essere sperimentata e appresa non solo a fini performativi, ma anche solo per divertirsi e sentire la piacevolezza di questa arte bellissima. Chi produce quest'arte ventriloqua spesso è anche un ottimo imitatore, gestendo perfettamente le risonanze e il vocal tract. Come si vede nelle prossime immagini. Forse. Allora faccio il ventriloquo, come ventriloquo ho chiaramente la mia spalla, si chiama Sergio, pupazzetto, faccia da bimbo, quindi non è un animale, ha questa voce. Ciao. Ciao. Come stai? Benissimo. Sei contento di essere qua? Gasatissimo. Cioè dimmi, c'è qua il professor Fussi, lo conosci? Sì, amico mio. Cioè? Amico di vecchia data. Ok, e le ragazze le conosci? Sì, sono Staschi e Ace della Fognatria Italiana. Si chiama Sergio, pupazzetto, faccia da bimbo, quindi non è un animale, ha questa voce. Ciao. Ciao. Come stai? Benissimo. Sei contento di essere qua? Gasatissimo. Il cambiamento della forma del vocal tract a scopo cambiamento registri e qualità? Cioè? Amico di vecchia data. Ok. E le ragazze le conosci? Sì, sono Staschi e Ace della Fognatria Italiana. Ah, la voce del personaggio storico dei disegni animati? Mister Linea, il cui autore era Osvaldo Cavandoli, personaggio che io ho doppiato per qualche anno. Ah, ma lo sai, falsetto velato con costrizione delle false corde. Ragazzi, mi ricordo eravamo tutti a Kansas City. Sì, lì c'era lo sceriffo Franco che aveva preso due banditi, li aveva catturati, li aveva colpiti con un colpo di whisky. E ragazzi, mi ricordo eravamo tutti a Kansas City. Sì, lì c'era lo sceriffo. La voce del bambino. Sono andato su e sta a fare il dopo. Mi ha messo la cannuccia nella gola e dopo mi sono andato e mamma ti fa fare pipì. E tu è stato tutto, sono andato al mare. Sono andato a Rizzocca. E dopo c'è un amico che è stupido. Totò. Per l'incipacco, per l'indirindina, siamo uomini. O caporali? Ecco, Aldo Fabrizio. Ma dove andavo? Dove sono morini? A scandalo? Dove c'è la Mariana che andavo tutto quanto? E mi mangio tutto, mi mangio la macchia. C'era Giulia, c'era due tette, dopo c'era i Fussi, allora quando è arrivato giù i Fussi, le chiacchierette e se... io devo vita. Aspetta che devo...
Allora, vorremmo ringraziarvi per l'attenzione e vorrei pubblicamente ringraziare mio padre che ha curato le traduzioni dei testi dallo spagnolo all'italiano e vorrei che a questo punto ci ponessimo una domanda dopo tanta teoria. Ma allora, il ventriloquo veramente parla col ventre? C'è qualcuno fra il pubblico che vuole intervenire? Che... Posso dire due cose io? È possibile? Si accomodi. È possibile?